Bentornati sul canale di Access00, siamo qui con un nuovo video di Super Mario 3D World, siamo con Peach e purtroppo siamo arrivati qui al mondo fiore 8, 4 salti nello spazio, io. Oh mamma mia che calvario, allora io mi aspetta una tragedia, già lo so che mi aspetta una tragedia, toccherà tra l'altro farlo con Peach, cosa che non è tra le più semplici del mondo, ok, proviamo un po' a prendere il tempo, benissimo, alla grande, fatto così, dopodiché, ok, il Tanuki, Peach Tanuki, oddio, quanto è grassa Peach Tanuki, perfetto, allora, benissimo, ok, poi così, e poi così, grandissimi in questo modo, allora... mi avete detto che si chiamano Rulli? No, non mi ricordo come si chiamano, me l'avete detto 27 triliardi di volte, ma non me ne ricordo. Ok, poi così, e benissimo, alla grande. No, si faceva con Mario. No, maledizione, dovrò rifarlo con Mario. Vabbè, ormai è andata, quindi... No, dai. Dove cadi? Dove stai cadendo, maledetta Peach? Dove diamine cadi? Allora, scusate, io a questo punto, visto che c'è il bottone lì, io direi di uscire dal livello e prendere Mario. Così almeno possiamo prendere anche quella stella, perché tecnicamente il timbro qui non c'è. Quindi presumo che verrà fuori una stella da lì. Tanto per non perdersela, ecco, voglio dire, visto che già siamo morti, ho detto, vabbè, allora facciamo in questo modo, almeno stiamo tranquilli, rilassati, moriamo poi con comodo, appunto, e quindi non ci sono problemi, voglio dire, no, no, dai, grande, grande lui, perfetto, ok, siamo arrivati qui, ora, vediamo un po', e invece non c'era la stella, bene, ottimo, perfetto, fatto tutto questo per niente, non era una stella. Sono un genio, maledettissimo genio del male. Allora, vediamo un po' qui di toglierci lui, perfetto. Poi, questo tartosso qui non è nella posizione proprio migliore del mondo. Qui lunghi, benissimo. Quanto ci è mancato che non uscissi fuori dal livello. Che genio. Oh, perfetto, benissimo. La stella l'abbiamo presa. Qui sotto che c'è esattamente? Assolutissimamente niente. No! Quanto diamine ci metterò a fare questo livello? 30 triliardi di anni più o meno. Maledetto me a scegliere questi livelli. Scegliere, non è che me lo so scelto, dovevo farlo, quindi. Ah. Allora, siamo tornati qui. Ora, vediamo un po' di fare le cose un po' meglio. Perfetto, qui non ci sono più stelle, quindi ce ne andiamo. Prima stella l'abbiamo presa, se non altro. Perfetto. Ora, qui dovrebbe essere una cosa abbastanza tranquilla, in teoria. Perfetto, lui ce lo togliamo di qui. Benissimo. E qui c'è Luigi, grande Luigi, mitico lui. Oh, qui c'è niente qui sotto? No, sembra assolutamente no. Guardate con che leggiadria il nostro Mario è salito. Sapete che questa non la farò mai neanche per sbaglio. Ma proprio neanche tra 300 triliardi di anni. Grande così, allora. Tu togliti di qui, perfetto. Poi tutti saltiamo così. Poi saltiamo qui, poi saltiamo qui. Poi lunghi. No! Vi giuro, dai, no, da, ah, vi giuro, pensavo ci fosse, ho detto, ci sarà qualcosa lì, ci sarà una stella, ci sarà qualcosa. Non c'era niente, assolutamente niente. Ok, siamo tornati fin qui, perfetto, già qualcosa, già molto, anzi. Lassù forse c'è qualcosa da prendere lassù, ma non capisco se effettivamente, grandissimi. Allora, checkpoint, bene, ottimo, prendere il checkpoint qui è una gran cosa. Ora, dovrò soffiare... Appunto, forse laggiù per prendere la cosa lassù in cima, mi sa. Perfetto, alla grande così. Poi sali, no, sali. Dai che la prendiamo lo stesso. Dai che la prendiamo. Grandi, oh, no, allora. Silenzio un attimo perché altrimenti quello non scenderà mai più di lassù. Vediamo un po' se allontanando a 3 km il gamepad, poi avvicinandolo così saliamo. Ok, perfetto, guardate che è tosta, è una tragedia fare sta cosa. Con il gamepad parlando, mamma mia, se è tostissimo. Allora, poi così, poi così, poi così, poi lunghi. Bene, qui c'è altro. Sembra di no. Noi controlliamo, già che ci siamo. Ok, intanto lì che ci sia un checkpoint lassù mi piace tantissimo sta cosa, ma proprio tantissimo. Oh, ma se io ti colpi... No! Mamma mia, no, le monete qui le voglio, perché stiamo perdendo vite a profusione, quindi... Magari una vituccia in più fa sempre la sua figura. Fa comodo, fa parecchio comodo in questo caso. Noi saltiamo qui.
qua su sopra non vedo assolutamente niente. Vabbè, ok. Qui che ci hanno messo. Ok, viene sempre. No, aspetta un attimo, ho visto. C'è roba qui. Ah, c'è roba anche qua, forse. No, forse no. Perfetto, ok, benissimo. Allora, qui prendiamo il tempo con lui e saltiamogli in testa. Oddio. No, 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 una cosa del genere, no. C'è roba laggiù in fondo, no, c'è un gran casino laggiù in fondo. Perfetto, non ce la farò mai. Allora, grandi così. Ok, perfetto, poi così. Noi facciamo così perché abbiamo il tanuki, quindi a noi chi ce lo impedisce di fare una cosa del genere? Voglio dire, il tanuki servirà pure a qualcosa. Bene così, allora. Ok, qui occhio Ale, perché qui devi fare il cambio. Perfetto, grande così. Ottimo in questo modo. Poi lunghi, bene. Lì c'è la stella, Ale, devi prendere la stella. Ricordati di prendere. No, di prendere la stella. No, no, grande in questo modo. Oddio, cosa non ho rischiato. Ale, 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 culetto di Mario sul solido, benissimo. E grandi così, grandi. Ah, benissimo. Fine, allora, c'è la fine là. Non posso, no, no. Zitto Ale, zitto, non dire niente, non hai detto niente tu, Ale, non hai detto assolutissimamente niente, non è che c'è un checkpoint nascosto, ci c'è un checkpoint nascosto, non so neanche cosa ho detto, ma l'ho detto. Vieni qui, vai vai Mario, grandi, grandi, 3 stelle e bandiera, ho perso solo 580 triliardi di vite, no scherzo, non lo so quante ne ho perse, ma ne ho perse diverse. Fortunatamente è andata bene, o almeno più o meno è andata bene, non difficilissimo, bisogna prendere il ritmo. Sono d'accordo, però io ho perso un po' di troppe, con una sola mano, con l'altra preparando la carbonara. Daniel 863, fenomenale questo Daniel, tremendo. Tra l'altro complimenti per il piatto, lo apprezzo tantissimo, quindi complimenti. Fatto venire fame anche a me, mi è venuta l'acquolina in bocca. Allora, noi intanto proseguiamo e vediamo un po' cosa toccherà fare adesso, perché... Oh, io non so quanto verrà lungo questo video, più che altro non so quanto ci sarò stato a fare quello, perché ci sono stato veramente tantissimo, mio Dio, esagoni a ciel sereno, oddio. Allora, comunque, noi intanto facciamo il tropico, ora lo dico anche normale, il tropico di Koopa al tramonto, perfetto, perché è il 9, giusto, quello che abbiamo fatto ora è l'8, sì, perfetto, andiamo in ordine come mi avete detto, come mi avete consigliato di fare, perciò andiamoci un po' a vedere questo. L'altra volta era una pacchia, nel senso che era molto tranquillo questo livello. Ecco, appunto, appena detto una pacchia, è molto tranquillo. Abbiamo solo 100 secondi per trovare tutto. Ottimo, benissimo, proprio una pacchia di quelle tremende, eh. Noi intanto infiliamo qui dentro perché ho visto c'era il tempo. Spero mi dia più di... Ecco, benissimo, non mi ha dato neanche più di 10 secondi, quindi molto inutile andare a prendere... Ah, andare a prendere quello, tremendamente inutile. Oh, mentre qui... cannoni, grandi, questi... No, e vabbè, non ci interessa, tanto ora abbiamo questi. E sfasciamo tutto con loro. Qui invece boomerang. Ma perché no? Qui prendiamo un po' di tempo che ci serve. Ci serve tantissimo. E sapete che è un po' un problema trovare tutte le stelle eccetera qui. Sarà un grossissimo problema. Ma noi facciamo così e intanto andiamo a prenderci questo tempo qua su, che praticamente facevamo prima a non prendere, ma questi sono dettagli. Allora, poi continuiamo e cerchiamo di magari distruggere tutti questi Koopa e nel frattempo accendere le torce. Ah no, aspetta un po', le deve accendere lui mi sa. Ok, no, non le accende neanche lui. Ottimo, quindi noi come faccio io a accendere queste cose? Allora, dovrei avere... Cioè, dovrei non avere... Ok. Come sorto di qui dentro io? Fatemi uscire di qui, maledetti! Benissimo, non ce la farò mai. Ho capito cosa devo fare. Le devo accendere con quel... Aspetta un attimo, colpiscimi, grazie. Gentilissimo, bene. Tanto il cannone ne abbiamo quante ne vogliamo, quindi non ci sono problemi. Li possiamo riprendere dopo. Ok. Certo, con le palle di cannone potevamo permettere una stella da presa. Potevamo permettere di usarli. Cioè, voglio dire, di accendere lo stesso queste cose. Perché palle di cannone non è che siano esattamente acqua, Ecco, allora, vediamo un attimo qui, perfetto, distrutti. Poi, qua dove andiamo? Dove andiamo a morire, presumo, perché se non c'è... Seconda stella trovata! Seconda stella destra, grandi come sempre. L'altra volta, questo è il mattino, avevo detto invece che questo è il cammino, ma io sono un genio. E intanto il tempo è scaduto, perché è giusto così, ci siamo messi a perdere tempo a profusione, quindi mi sembra anche giusto che sia andata in questo modo. Ora, io direi di non prendere...
No, aspetta un attimo. Il potenziamento però lo lascio lì. Anche perché ce l'abbiamo già quello. Fammi prendere questo, perfetto. E accendiamo tutte queste torce. Ale, detto accendi le torce, non fai finta di accendere le torce. Benissimo. Poi questa, ottimo. E qui posso distruggere tutti? Sì, anche sì. Quindi io sto qui, con calma. Con calma, muoio, con molta calma. Leggiadria, bene, una stella presa. Poi salgo... No, questa parte di qua è completamente inutile. Perciò noi ci prendiamo tutti questi tre bonus qui di tempo. Poi il cannone, che adesso mi può servire. Dopodiché andiamo qua su. Questo è tostissimo da fare. Bisogna proprio saperlo praticamente a memoria, perché altrimenti non si fa, questo. Ok, poi spacchiamo un po' tutto. E vediamo un attimo di distruggere anche tutti questi Goomba. Magari c'è qualcosa in cima. Ok, ci doveva essere qualcosa. No, non c'era assolutamente niente. Maledizione, maledizione, abbiamo perso tempo per nulla. Attenzione, qui dove andiamo? Perfetto. Oh, bene, 20 secondi, ottimi. E qui però non c'è assolutamente niente. Dopodiché là c'è, ok, il fiore. Fiore ottimo. Io voglio anche questo tempo qui, visto che siamo abbastanza vicini alla zona dove dovevamo andare. Ok, tipo questa. Bene così. E poi spacchiamo anche lui, ottimo. Dimmi, c'è... Ah no, ok, c'è il coso per andare via ma non è la stella. C'è il coso per andare via ma non è la stella. Dov'è la terza stella? Maledizione. Dov'è la terza stella? Qui c'è il campanello. Bene, 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 bene. Vai, stella presa. Grandi così. E ora vai col Mario Gatto. Vai a palla col gatto. Gattino, corri gattino. 17 secondi, corri gattino. 10, vai così. 10 secondi, spero che siamo alla fine. Sì, ci siamo. Grandi, grandissimi, ripresi altri 10 secondi, quindi siamo a 12 secondi mancanti e noi abbiamo finito qui il livello, grandissimi. 3 stelle, bandiera presa, grandi così e tramonto sullo sfondo. E il nostro Mario travestito da gatto, che mi avete detto, se tira la culata praticamente ci fa dare tante monetine, quindi grandissimi così. Io l'ho finito in 78 secondi al secondo tentativo però. E io un po' di più, ma 159, ma obiettivamente ho preso tutte e tre le stelle. Non mi è sembrato di fare tanto schifo come tempo prendendo tutte e tre le stelle, diciamo così. Allora, vediamo un po' qual è il prossimo, che non me lo ricordo. Ah, quello degli esagoni. Oh, mamma mia. Ok. Allora, direi di... Non so se farci anche il prossimo. Sì, dai, tanto poi ne mancano altri due dopo. Sì, 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 sì. Mondo, fiore 10, esagoni e ciel sereno. Ci facciamo anche questo, vediamo un po' com'è. Poi direi che ci salutiamo dopo questo livello, anche perché so quanto verrà lungo, perché sono stati due livelli belli tostarelli, molto tosti, è sembrato a me magari. Ok, abbiamo anche... Avevamo il doppio boomerang. Ora abbiamo un boomerang più un gatto, quindi potrebbe essere un grosso guaio. Bene così, benissimo in questo modo. Poi, no, non così, prendile tutte. Mario, prendile tutte. Ok, perfetto, prese tutte ora, bene. Stella, stella presa. Grandi, grandissimi, anzi, non grandi, grandissimi. Tutti togliamo, sì Ale, tutti togliamo e proprio... No, oddio, mamma mia, quanto ho rischiato per niente. Inutilmente proprio rischiato. Vabbè, come sempre io, no? No, Mario. No. Ah, allora prendiamo... No, che, volevo il potenziamento io, non uscire da qui, perfetto. Allora, vediamo un po' se facendo così magari riusciamo a prenderle tutte. Bene, ottimo. Volevo fare così perché ho l'impressione che magari... Che magari ci fosse una stella nascosta da qualche parte, tipo... Ma ci andiamo qui, aspetta... No! Avevo tu e Mario, Ale, la ciliegia, e te ne sei dimenticato. Sei un fenomeno proprio, grandissimo. Ok, la stella l'abbiamo presa stavolta. Effettivamente ho fatto più schifo di prima. Comunque intanto prendiamoci la ciliegiozza. Ok, questo ce lo siamo tolto di qui. Bene, così. Poi qui cosa ci dai? Boomerang. Grandissimi qui col boomerang. Qui dobbiamo fare sfaville proprio. Attenzione, faville, non sfaville, Ale. Che cosa stai dicendo? Allora, bene così. Poi togliamo anche te. Dimmi che magari abbiamo preso anche qualcosina. Tipo distruggendo tutte queste, magari troviamo una stella o qualcosa del genere. Non saprei, ma almeno qualcosa dammi, ti prego. Niente di niente assoluto. Qui invece, ottimo, perfetto. Tu intanto costruisci la strada perché è giusto così. Ma io passerei di... Sarei passato di lì, maledetto. Passiamo di sopra, va. C'è modo di passare di... No, volevo passare di sopra, c'erano delle monete, avevo visto. Vabbè, no. Ale, no, 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 torna indietro. Grandi così. Non è possibile. Come ha fatto a prendermi? Ero dentro al tubo, maledetto. Cioè, infilato
il fuoco dentro al tubo. Ok, sono praticamente belle che morto. Benissimo così. Ora se c'è una stella da prendere laterale non la prenderò mai. Quindi alla grande in questo modo. Via di qui subito. Lì c'è una stella. Stellina. Una stella. Una stella che non posso prendere. Un potenziamento, dai, c'è niente. Ah, mi è toccato morire e andare nel vuoto più totale. Bene, così, ottimo, perfetto. Noi ritorniamo indietro perché non so dove stiamo andando esattamente. Ok, rifarò il livello per prendermi quella maledettissima terza stella. Poteva andare molto peggio. Tipo adesso, poteva essere già molto peggio. Tipo ora. Ok, qui intanto tolta. Poi, oh, tu vieni qui, perfetto. Poi montiamo. No, non così, grandi. Grandi, questo... questo modo, bene, ottimo, così, poi sopra, grandi così, ok, fenomenale, perfetto. E non riusciremo neanche a prendere la bandiera, tra l'altro, all'alto. Ah, ok, dovremmo riuscire ad arrivare almeno grandi invece, la bandiera l'abbiamo presa col Mario Piccolo, che fenomeni, grandi così, vedi, questa non me l'aspettavo, di prendere la bandiera col Mario Piccolo. Guardate com'è puccioso il Mario Piccolo, col baffone in quella maniera, un fenomeno. Allora, grandi così, facile come è stato rubare 2 minuti... No, dai, Giorgi, non si dicono queste cose. Allora, io rifarò il livello per prendere la stella, perché è giusto così. Intanto cosa ci sblocca, tanto per vedere? Bene, benissimo. A tra un po' quando prendo la terza stella. Quel livello lì lo facciamo nel prossimo video sicuramente. Se... no, Ale la stella, ok, presa, perfetto. No, oddio, il fuoco mi ha quasi preso piano. Ale, no, ok, bene così, a tra un po'. Ok, tra l'altro siamo arrivati alla fine con il potenziamento, grandi così, è andata molto bene questa volta. Ok, perfetto. Allora, questo livello è andato. Io direi con questo video di salutarci qui. Ne abbiamo fatti 3 comunque di livelli. Tra l'altro il primo veramente bello tosto. Gli altri li faremo nel prossimo, che tra l'altro dovrebbe uscire non tra molti giorni, in quanto ho intenzione di portare più spesso questo Super Mario 3D World, in modo da finirlo quanto prima e farvi votare il prossimo livello che vedremo. Il prossimo livello, il prossimo gioco che vedremo sul canale. Quindi, tra l'altro... vi volevo dire appunto che se vi va di vedere l'ultimo video che ho rilasciato sul canale, il penultimo anzi video che ho rilasciato sul canale, cioè quello un sabato di retro gaming, se vi va fatemi sapere un po' che ne pensate, è un vlog, quindi fatemi un po' sapere voi che ne pensate, se vi piace, se vi è piaciuto. Sono insieme all'elemento di disturbo, non sono da solo, ho provato un po' di retro gaming e abbiamo detto un po' di cavolate varie, quindi se vi va di farvi 2 risate, almeno spero, guardatevi pure quel video, avrò messo in in descrizione e qui sopra, molto più probabilmente qui sopra video, la scheda da cliccare per andare direttamente a quel video lì. Comunque, un saluto da Axios00. Io vi ricordo, se vi va, di iscrivervi ai miei canali Facebook e Twitter, se vi va di seguirmi sul Miiverse e aggiungermi a Telegram, anzi, e anche a Steam, tra gli amici di Steam, se avete un PC, fate un po' voi. Trovate comunque tutti gli ID del caso e tutti i link del caso in descrizione di questo e di tutti gli altri video del canale. Saluto ancora da Axios00 e alla prossima. Ciao!